Debutto con vittoria per l'Aceto Uncalezzo che al Palazzetto Comunale supera Magic Parma con il punteggio di 63-52. Avvio concentrato delle piovre che volano sul 15-7 beneficiando della regia illuminata e della mano calda di Laria Zanoli, 11 punti per lei al ritorno in campo in gare ufficiali con la maglia giallonera. Dopo un primo quarto chiuso in vantaggio sul più 6 a quota 19-13, Parma rientra prepotentemente in partita trovando il sorpasso sul 22-23 grazie alla buona vena realizzativa di Tringale e Ferrari, rispettivamente 11 e 14 punti a referto per loro. A permettere alle locali di andare a riposo col naso avanti è la freddezza realizzativa in lunetta cronometro fermo che permette il controsorpasso sul 32-29. Nel terzo quarto, nonostante il grande equilibrio, le ragazze di coach Carretti scavano un gap che poi si rivelerà incolmabile di 6 punti chiudendo alla terza sirena sul 48-43. Nell'ultimo parziale la mano calda di Siligardi da 3 e la fisicità di Brevini e Finetti sotto le plance consentono a Cavezzo di arrotondare sino al 63-52 che vale i primi 2 punti stagionali in classifica. Prossimo appuntamento per le cavezzesi in un campionato che si prospetta intenso ed affascinante domenica 14 ottobre alle ore 18 per l'attesissimo derby in casa del Finale Emilia.